vediamo un po' questo albero, che cos'ha questo limone. A colpo d'occhio, qualche problemino secondo me ce l'ha. Già si vede tutto questo giallo, guarda quanto ce n'è. Guarda, qui, foglie gialle, qua in cima, qua, queste altre. E non sono vecchie, eh? Manca potassio, perché se fosse la nervatura gialla sarebbe ferma. No, potassio. Potassio e fosforo, direi, eh? Qui bisogna darci una bella concimata. Vedi tutti questi ramettini che si sono seccati? Proprio quelli più giovani da cui parte poi la nuova pianta. E questi vedo che sono soprattutto da questa parte. Qui è maestrale che soffia forte, eh? Qui se non lo proteggi, questa poco va avanti, eh? E poi altri problemini, il tronco non lo vedo ben messo. Questo è uno dei frutti, vedi? Un altro problema, parassiti. Sinora abbiamo visto un po' l'aspetto della pianta, accrescimento, problemi fisici. Qui però c'è un problema di insetti. Per esempio questo, vedi? Questo si chiama cocciniglia, rosso forte. Ed è un grosso problema perché si attacca non solo ai frutti, che te li deprezza, sono bruttini, per quanto dentro è commestibile, però si attacca dentro, ti succhia tutta la linfa e già questa piantina che la vedo un po' giù di tono, te la massacra. Ce n'è da dire, da fare tutta l'enciclopedia delle patologie delle piante. Ti pareva? Aspetta che stacco questa foglia e vi faccio vedere. Guarda, aleurodidi, altro tipo di cocciniglia. Queste si piazzano qua. E ti hanno invaso tutte le foglie, te le fa seccare queste. Tu non sei intervenuto in tempo, per cui queste sono già morte perché non si appiccica più e quindi sono già morte. Però non ne ha una decente, una foglia nuova. Come pensi che possa andare avanti? Quindi questa pianta ha bisogno di diversi interventi anche radicali, perché altrimenti non so se tu potrei cercare di trovare un rimedio. Un rimedio.